Vamos. Noi ci troviamo all'interno di un bellissimo cenote messicano. Scusate, ma ci sono dei pesci qui che ogni tanto vengono e attaccano i piedi, è una cosa incredibile. È una cosa proprio, anch'io adesso sembro veramente attaccato da tutti questi. Stanno facendo colazione con i nostri piedini. E allora vediamo se ti sei preparato sul Messico. Vai, no, dobbiamo realizzare un reportage. Certo, allora, vai. I cenotes, com'è che sono nati? Sono nati praticamente da una pioggia di meteoriti. Sembra che proprio qui nello Yucatan, tantissimo tempo fa, questi meteoriti abbiano avuto proprio il fulcro, praticamente dove sono caduti. E da questa grande esplosione c'è stata un'implosione che ha fatto aprire all'interno della Terra, poi, oltre che la scomparsa dei dinosauri, quindi tu mi dici sempre che sono un po' dinosauro, però forse sono sopravvissuto alle meteoriti, no? E comunque da lì sono nati queste cenotes. A cosa servivano, Francesca? Sono stati la fonte per la sopravvivenza delle civiltà precolombiane, soprattutto in questa zona di quella Maya, che grazie a questi buchi che si creavano nella superficie riuscivano ad attingere con dei secchi dell'acqua dal cuore della terra e a dissetarsi, anche per gli animali, perché sappiamo anche il mito secondo il quale gli animali conoscevano questi cenote, da delle fessure nella roccia entravano dentro, si abbeveravano, ed è proprio così che un cacciatore, inseguendo un cervo, li ha scoperti, e da lì è venuta fuori anche, diciamo, tutta la struttura turistica che si trova, cioè, intorno ai cenotes. Che cenotes. È comunque fonte di sopravvivenza e di sostegno per il popolo messicano, no? Giusto. Bene, Francesca, allora immergiamoci, adesso abbiamo una piccola camera subacquea, facciamo vedere qualche immagine sotto, però devo dire che le immagini sono eloquenti, quelle di Domenico e Dario, e noi continuiamo con il Messico e soprattutto lasciamo per 30, 40, 50 secondi un'immagine con musica di questi cenote, perché secondo me sono delle immagini che non vanno neanche commentate, sono proprio belle di per sé. È l'azzurro che arriva dal cielo a sotto la superficie del Messico. E mi illumina tramite gli occhi di Francesca Pasquini. Azzurri. Qua non c'è Roberto Nofri, l'ho mandato con la mia troupe a farvi vedere le cose belle del mondo. Oh, oddio! Eccoci qua, macchina di viaggione ci ha portato al Miami Sea Aquarium. Noi ci troviamo in questo fantastico posto dove ci hanno detto che tra non molto ci sarà la Shark Presentation, cioè la presentazione degli squali, di come gli danno da mangiare dentro questo parco dei divertimenti. Allora, mi raccomando, Miami Sea Aquarium, per entrare costa circa $39 il pass annuale, che noi vi consigliamo perché magari potete venire più di una volta a Miami con la vostra famiglia per divertirvi e quindi il pass vale sempre, oppure un'entrata unica $31.95 più ovviamente le tasse della Florida. Comunque, ragazzi, ci tengo a farvi vedere questa presentazione degli squali. Shh, vi scompaio. Shh.
sono ricomparso. Parlo piano perché altrimenti dietro le mie spalle ho visto che ci sono tantissimi cormorani che mi stanno cercando, perché ho rubato un po' di pesciolini per dare da mangiare ad altri amici che non ce l'hanno fatta, non come gli squali. Bene, da Roberto Nofri è tutto, ciao, alla prossima e see you, bye bye.